Oggi guardiamo insieme il trailer di un gioco che è probabilmente il vero futuro della gestione del traffico e dei city builder. Si chiama Junxions, con la X, ed è qualcosa di fenomenale. La parte base del gioco, come la potete vedere, è quella di creare delle junction, o, appunto, incroci. E l'intero scopo del gioco è creare incroci. Ma prima di vedere il resto del trailer, vi posso già dire che è stato annunciato anche un city builder che uscirà dopo, insieme a Junction, mentre Junction sarà ancora in early access, che userà tutte le funzioni che stiamo vedendo adesso e tutto quello che verrà aggiunto in futuro. Quindi stiamo parlando di ben due giochi, solo la gestione del traffico e gestione del traffico più city builder. E regà, davvero, rimarrete stupiti. A parte il livello di complicatezza di questo incrocio, che anche già, se andiamo a pensare a Cities: Skylines 2, fare una cosa del genere è quasi impossibile, se non impossibile, per alcune specifiche cose. Ma ancora, grazie a Road Builder, ci siamo quasi a riuscire a fare una cosa del genere. Però guardate come funziona. È qualcosa davvero, io sono rimasto completamente stupito. Guardate, si va a creare una strada, c'è la classica configurazione della strada identica a Road Builder, perché è uno standard che si usa anche letteralmente per andare a progettare delle strade nel mondo reale, quindi non è che si sono rubati le cose a vicenda. E intanto possiamo vedere anche una parte dell'interfaccia che è molto molto carina, devo essere sincero. E a parte questo, adesso guardate la parte bella. A parte anche qua la grandezza della strada, questo è qualcosa che di nuovo possiamo fare in Cities: Skylines 2 grazie a Road Builder, ma sarebbe buggato. Se qualcuno di voi ha provato a fare delle strade così grandi in Road Builder, ve ne sarete accorti quanto è buggata la cosa. Potete vedere tutte le transizioni tra i vari segmenti che avvengono tutte in automatico, quindi anche questo fenomenale. Potete vedere quante altre decorazioni stradali abbiamo, che questo non abbiamo in Cities: Skylines 2, lo dobbiamo aggiungere noi manualmente, che siano i conetti, che siano i piloni, ci sono tante cose diverse. Ovviamente si possono fare anche degli interscambi, degli svincoli enormi, non è obbligatorio andare a fare solo degli incroci, e potete vedere che questa è la cosa più simile a Cities: Skylines 2 che c'è per il momento. Ma davvero, questo gioco vi riserva delle chicche. Ecco qua. Qua possiamo vedere la creazione di quella che è un incrocio. Possiamo andare a decidere le varie corsie, possiamo decidere le precedenze e tutti gli eyewall, eccetera. Tutte cose che anche qua più o meno o possiamo fare in Cities: Skylines 2 o potremo fare in futuro. Ma adesso vedrete... Ecco. Adesso vedete la chicca. Guardate un po', praticamente vi permette di generare automaticamente un incrocio. Vi basta dirgli che cosa volete, il tipo di algoritmo, il tipo di incrocio, la precedenza, se deve essere automatico la decidete voi, se ci devono essere semafori o no, eccetera. Voi cliccate genera e lui genera un incrocio. Guardate, in automatico va a generare una rotonda, cliccate genera e crea una rotonda diversa. Ah, è una cosa assurda ed è fantastica. È fantastica una cosa del genere, che permette una varietà enorme anche per quelli che non hanno magari creatività in quel momento, e fa tutto in automatico. Voi non dovete andare a costruire a mano queste cose. Voi cliccate genera e lui ve la fa. È qualcosa di fantastico. Guardate ancora quante varietà. Ovviamente c'è sempre il discorso delle precedenze, eccetera, come potete immaginare, e il gioco si adatta con tutte le linee, come Cities: Skylines 2, ma meglio, oserei dire. Possiamo aggiungere le strisce pedonali e i percorsi pedonali, questo molto simile a Cities: Skylines 2, nulla di... Prima di continuare, iscriviti, particolare, per però il fatto che non perderti abbiamo delle aree, delle isole per pedoni in builder. Mezzo a un incrocio. E le possiamo dividere in automatico passandoci con una striscia pedonale, cosa del genere. Anche questo è fenomenale.
Vedete che in automatico va a farmi le curve in automatico, a riempire ciò che va riempito, eccetera. Anche questo, wow. Possiamo gestire tutti i semafori per andare a sincronizzarli, non sincronizzarli, eccetera, come potevamo fare con la Traffic Manager President Edition, la TMPE, in CityScans 1. Quindi anche questo, wow, non c'è in CityScans 2 ancora. Poi guardate, possiamo stortare le cose, possiamo cambiare le strade. Wow. Ovviamente è possibile andare a costruire anche degli spui come questo, che abbiamo fatto tante volte. E vedete che quindi c'è anche la tridimensionalità, non è una cosa piatta. E qui c'è la cosa più bella, guardate qua. Letteralmente il gioco vi apre questo importatore di mappa, voi scegliete un pezzo di città, qualunque città volete, fate importa dalla mappa e lui vi crea in automatico una copia 3D degli edifici. E in automatico vi va a generare, guardate, tutte le visuali possibili. Potete avere la visibilità delle varie cose. Andiamo per gradi, così lo possiamo vedere bene. Ci crea gli edifici in 3D. Adesso andiamo avanti pian piano. Poi, andando a cliccare sulla visibilità, possiamo scegliere di vedere le strade, dove dovrebbero essere, o parcheggi. Possiamo guardare una visualizzazione da Google Earth, che ci fa vedere magari degli edifici che non sono stati caricati correttamente o cose del genere, e ci fa vedere le immagini. Per ricreare una città è una cosa fantastica. E, regà, io vi voglio far notare di nuovo quello che ho detto all'inizio. Junctions sarà solo per creare strade e incroci. Poi, insieme a questo, ovviamente più avanti nel tempo però, uscirà anche un city builder basato su Junctions. Quindi, in un city builder futuro, perché qua si sta parlando di qualcosa che è stato solo annunciato, senza data, senza storage, senza nulla, in un futuro city builder voi importerete la città, in automatico vi importerà tutti gli edifici, quasi, come potete vedere alcuni non li ha caricati, ovviamente sono bug, vi caricherà tutti gli edifici, vi caricherà tutte le strade, voi potrete creare in automatico con un click una copia di una qualunque città o quartiere che volete fare, avrete già tutto caricato in automatico e poi non vi rimarrà che andare magari a modificarlo per vedere cosa cambierebbe, cosa migliorerebbe. È un qualcosa di oscenamente fantastico. Possiamo vedere anche la mappa fatta in questo modo. Vedete però che, se non sbaglio, quando ha caricato qua la mappa non ha caricato le strade, ha caricato solo gli edifici, anche se cambia le visualizzazioni. Quindi immagino che andare a caricare le strade, capire ogni corsia eccetera, sia un pochino troppo difficile. E questo ci permette a noi di andarle a ricreare manualmente, andando magari ad aggiungere cose come semafori sincronizzati e altre robe che non potrebbe mai capire da una singola foto. Non vedo l'ora, raga. Non vedo l'ora. Questo gioco merita davvero tutto. È qualcosa di fenomenale. E ovviamente potete gustarvi tutto. Guardate che cosa è questo. Guardate che spettacolo. Se solo potessimo gestire le rotonde in modo umano in CityScans 2, mannaggia. Vedete che abbiamo letteralmente qualsiasi tipo di edificio, possiamo seguire un veicolo. Quindi questo potremmo anche farlo per testare ogni tipo di svincolo e vedere quali funzionano meglio o peggio. Davvero, wow. Quindi, Junctions è al momento già in pre-alpha, tutto quello che abbiamo visto non è un trailer su Blender ma è parte in gioco. E quali sono le buone notizie, a parte appunto l'annuncio del City Builder di cui vi parlavo, è che hanno appena trovato un partner per il publishing che è Hooded Horse, che per quelli di voi che non lo conoscono sono quelli che hanno fatto da publisher per Manor Lords. Questo vuol dire che Junctions e il suo creatore avrà più soldi e non dovrà preoccuparsi di marketing, traduzione e altre cose, perché ci penserà Hooded Horse, che fa sempre le cose fatte bene nella mia esperienza. Quindi ho molta fiducia che questo progetto diventerà perfetto. Quindi, quando esce? 2025. Non sappiamo quando, ma 2025.
Quindi davvero è vicinissimo, perché il 2025 sarà tra 4 mesi. Uscirà in Early Access. Come vi dicevo prima, ci sarà anche un City Builder basato su questo, fatto dalla stessa persona. Da come ha spiegato con un avviso, il City Builder uscirà quando Junctions sarà ancora in Early Access e le nuove funzioni che verranno aggiunte nel City Builder per gestire il traffico verranno aggiunte in Junctions, mentre le funzioni da City Builder rimarranno nel City Builder. Questo vuol dire, praticamente, questo gioco esce in Early Access, viene migliorato un po' e poi lasciato lì, in pausa. Viene lavorato il City Builder, viene rilasciato il City Builder e ogni miglioramento al traffico nel City Builder, alla gestione degli incroci, eccetera, viene messo in Junctions. Quindi questo gioco praticamente verrà fatto e verrà separato in due parti. Potrete giocarci solo per gli incroci. Se vi interessa anche il lato City Builder, allora giocate al City Builder. Ma se vi interessa solo costruire un incrocio, voi potrete tranquillamente prendere Junctions, perché rimarrà solo qualcosa per creare incroci e non sarà un City Builder, perché quello sarà una cosa a parte. Magari un pochino complicato, ma vi assicuro che quando pian piano inizierà a uscire il gioco e altri annunci, ne parleremo ancora e ovviamente vedremo un pochino meglio la situazione, perché magari tra un anno cambieranno idea. Però questo è il discorso attuale e non vedo l'ora di giocarci con voi.